Buongiorno, ben, anzi buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo qui in diretta dal Palazzo delle Esposizioni per parlare di Gianni Rodari e su quello che abbiamo realizzato in questo periodo un po' strano noi di Latitude Art Projects con Rodari Online e appunto il Palazzo delle Esposizioni con una mostra molto interessante. Qua che si chiama appunto Tramonari e Rodari. Adesso lascio la parola subito a Giulia del laboratorio d'arte di Palazzo delle Esposizioni. Giulia Franchi, scusate. Mi smaschero anch'io per parlare. Buonasera a tutte e a tutti, è un piacere essere qui, ringrazio Benedetta per questo incontro che mette in dialogo appunto due esperienze, quella della mostra tra Munari e Rodari e quella appunto di Rodari Online, i cui video sono tra l'altro trasmessi proprio qui nella libreria del Palazzo delle Esposizioni. Della mostra vi parlerà tra poco meglio Ilaria Cavanna. Quello che mi interessava raccontare è come questa piccola mostra, che però lega due grandi figure che hanno rivoluzionato la cultura per l'infanzia, ma che hanno anche offerto uno sguardo divergente attraverso le parole e i segni sulla realtà, sono state per noi del Laboratorio d'Arte un ponte durante il periodo del lockdown per mantenere vivo il rapporto con i nostri pubblici. Questa mostra è diventata un progetto digitale, aspettando la mostra, appunto, in cui abbiamo condiviso contenuti, video, materiali per approfondire queste due grandi figure, ma è diventata, e anche qui il punto di contatto forse maggiore tra i due progetti, anche un modo di coinvolgere direttamente gli artisti, gli illustratori e le illustratrici nel nostro caso. E che hanno con il loro segno reinterpretato le strofe di Gianni Rodari. Non solo, hanno realizzato dei video che ci permettevano di immergerci dietro le quinte, di immergerci nel loro lavoro e permettevano a bambini e bambine, ma a chiunque sia interessato a sperimentare la creatività e l'immaginazione, di mettersi all'opera. E nella mostra sono ospitate sia le tavole originali di queste artiste e di questi artisti, sia tutti i lavori, moltissimi, che sono arrivati da parte delle famiglie e delle scuole durante appunto il lockdown. Quindi credo sia molto significativo che Gianni Rodari, insieme a Bruno Munari, sia servito veramente per mantenere viva questo rapporto durante questo periodo, come diceva Benedetta, così complesso e strano. Passo la parola a Ilaria che vi racconta qualcosa in più sulla mostra tra Munari e Rodari. Ilaria Capanna, ricordiamo che è componente del comitato promotore delle biblioteche di Roma e che in un certo senso ha lavorato alla costruzione di questo progetto tra Munari e Rodari. Salve, buonasera. Sì, insomma, ha detto tanto già Giulia, io sottolineo, insomma, quello che sappiamo tutti, cioè il dialogo tra questi due grandi artisti, che attraverso appunto Monari il visivo e il narrativo di Rodari, e che è ancora un punto di riferimento per la letteratura e l'arte figurativa contemporanea. Ma la mostra e questi pannelli nascono attraverso, appunto, come diceva Benedetta, il Comitato delle Biblioteche di Roma, che ha permesso, grazie alla collaborazione di Corraini Editori, la realizzazione di questa mostra, che è stata esposta per la prima volta nei giorni della Fiera della Piccola Editoria a Nuvola, all'Eur, e lì, insomma, è stato il primo appuntamento che il Comitato, che si è creato nell'estate del 2019, ha pubblicamente, insomma, raccontato anche quello che sarebbe stato l'anno rodariano, in cui, insomma, siamo ancora in corso. E questa mostra, appunto, racconta intanto, insomma, alcuni pannelli in sintesi raccontano la biografia di due artisti e poi anche molte delle loro citazioni.
descrizioni dei disegni di Monari. E grazie anche appunto a questa collaborazione con Editori Corraini si è potuto nascere questo libricino che tengo in mano, e dove ci sono le immagini che sono anche nelle tavole esposte, e che ha l'introduzione di Paolo Fallai e le parole il resto di Vanessa Rubi. E questa, insomma, è stata la prima realizzazione del comitato, e poi, insomma, si sono seguiti tanti altri eventi ed interventi durante anche questo periodo, insomma, che nessuno si aspettava, ma che sicuramente ha sviluppato in altri modi e altre forme un rapporto che ha continuato ad esserci con Rodari e con Lunari. Bene, grazie Ilaria, ed eccoci qui a riflettere con gli artisti che hanno realizzato i video durante questo periodo, e a riflettere su come è nata quell'utopia lanciata da Rodari nei suoi racconti o nelle sue filastrocche, ma soprattutto anche in un volume, l'unico volume teorico di Gianni Rodari, che è proprio La grammatica della fantasia. Come quest'anno, più di gli altri, quest'anno ricco di celebrazioni, perché si celebra il centenario di Rodariano, è diventato un soggetto condiviso da tutti, una sorta di comune denominatore. Sicuramente sarà dovuto certamente alla potenza dell'anniversario, ma credo che in questi tempi difficili del pensiero di Rodari si siano trovati due elementi fondamentali. Un primo elemento è proprio la dimensione visionaria e utopica che stavamo cercando, e il secondo elemento è questo senso di comunità che è ben evidente in Rodari. Infatti non dobbiamo dimenticare come Rodari parlava proprio di collettività e affermava che i problemi degli altri diventano anche i nostri, perché è nella lotta, nello scontro con l'altro che nasce proprio l'immaginazione. E questi due elementi, la dimensione quindi della visionarietà e della collettività di cui stiamo parlando, si attagliano perfettamente a questo progetto di tra Monari e Rodari, come appunto a questo progetto di Rodari Online. Rodari diceva che l'immaginazione nasce proprio nella lotta, non nella quiete. E questo progetto, Rodari Online, è nato proprio nei giorni subito dopo l'inizio del lockdown, subito dopo l'inizio dell'isolamento. Ed è nato come un progetto corale, appunto, e utopico. Quindi esistono entrambi questi due elementi, con la volontà poi di creare questi binomi fantastici, quindi legando in qualche modo gli artisti e i bambini, quindi le favole che si raccontano ai bambini e gli artisti, con la consapevolezza che hanno una parte di mondo comune. Le parole di Rodari quindi viaggiano accanto e grazie alla creatività che ognuno di questi artisti, che non smetterò mai di ringraziare per aver realizzato dei video bellissimi e che ci hanno accompagnato lungo tutto questo periodo difficile. Quindi questo pomeriggio proseguirà con i binomi fantastici, come diceva Rodari, binomi creativi che associeranno due artisti magari distanti tra di loro, ma che in qualche modo dialogano. E questo primo binomio è legato a due artisti, Paola Gandolfi con Le favole al rovescio e Igino De Luca con Il vento. E questo binomio è la liberazione appunto dei tabù per Paola Gandolfi e la catarsi con Igino De Luca. Adesso chiedo a Paola Gandolfi di venire qui accanto a me. Scusate, ma questo periodo è strano e ci costringe a
ad avere appunto, a mantenere le distanze, come sapete bene, e quindi a non essere tutti insieme qui come avremmo voluto. Allora Paola, lascio la parola a te e quindi dico semplicemente che queste principesse ci hanno fatto sognare da bambine e ci hanno in realtà rivelato in questo tuo video liberandoci dai tabù, rivelando delle principesse diverse. Allora, io sempre, soprattutto saluto a tutti. Ho sempre nel mio lavoro, ho sempre lavorato guardando, studiando il rovescio, cioè lo sguardo rovesciato della donna. E quindi in questa occasione Benedetta mi ha detto cerca una favola di Rodari e chiaramente avendo trovato le favole al rovescio mi sono trovata meravigliosamente bene. Infatti appunto questa cioè, il primo personaggio è Biancaneve che normalmente è un personaggio noiosissimo e invece nella favola di Rodari e poi dopo nella mia trasformazione, nella mia interpretazione, ho fatto in modo che Biancaneve diventasse cattivissima, fosse, anzi addirittura dice che lei è la più bella del reame e che dà una botta in testa a una specie di pupazzi dei bambini, così quindi la donna che è sempre così generosa, gentile, finalmente fa vedere la sua parte aggressiva e scocciata, magari di tenere dei bambini. Così poi anche per me è stato molto importante lavorare sul cappuccetto rosso, appunto questo cappuccetto rosso che finalmente spara al lupo, e finalmente dice ridammi la torta, bestiaccia, infatti a un certo punto c'è il passaggio di un uomo e così. E poi c'è la famosa principessa, la bella addormentata, che non si addormenta mai, che è scocciatissima con la sua corona in testa e sente passare i cavalli del famoso principe che non passerà mai. Ecco, la cosa è stata costruita in maniera veramente singolare perché avendo una figlia in America che si chiama Cristina Spina e che fa l'attrice e la regista, quindi con questi potenti mezzi attuali, cioè quindi con Zoom, abbiamo realizzato questo video. Non potevamo uscire nessuno delle due, avevamo due cellulari e Zoom e non potevamo, cioè potevamo trovare soltanto come costumi o come aggeggi o cose, soltanto quello che avevamo in casa. Infatti Biancaneve c'ha un grande colletto fatto di Scottex, per esempio. E quindi poi ho ingaggiato tutti per filmare con questi telefonini e poi insomma, praticamente Benedetta mi ha salvato da questo lockdown terribile, depressivo e spero di aver fatto qualcosa di interessante. Adesso vediamo il video di Paola e appunto chiedo alla regia di farlo partire. Oh!
Ringrazio la regia e ringrazio appunto di aver fatto vedere questo video di Paola Gandolfi e vi spiego anche il perché, che non ho detto prima, perché gli unici due artisti in presenza qua oggi dal Palazzo delle Esposizioni sono Paola e Gino, perché in qualche modo si sono entrambi hanno deciso di lavorare su due filastrocche di Gianni Rodari senza raccontarle, senza usare la parola, e quindi hanno utilizzato dei metodi totalmente diversi per interpretare le filastrocche di Gianni Rodari. E qui adesso passo la parola a Igino De Luca, che è qui accanto a me, e ci racconterà come il suo video è proprio in un certo senso perché l'ho associato alla catarsi, perché in qualche modo il vento, e poi appunto vedrete il perché, in qualche modo poi realizzato alla fine, quasi verso aprile, del lockdown, in un certo senso spazza via questo periodo. E lascio la parola a te. Grazie Benedetta, ma semplicemente soprattutto molto casualmente quest'idea di prendere il vento e farlo decantare è nata veramente del tutto spontaneamente. Vado in libreria, prendo un libro sulle filastrocche di Rodari, la prima pagina che incontro, prendo il libro casualmente, proprio il vento. E rimango folgorato da questa filastrocca e non leggo altri scritti di Rodari e mi concentro proprio sul vento. E avevo a studio una tela di cotone grandissima, 4 metri per 2, e decido di trascrivere questa filastrocca sulla tela con la matita, e dedico giorni e giorni di tempo a rilanciare, a ricalcare il vento, ricopiando tutte le parole di Rodari, e come ultima fase del lavoro di esporre questo lenzuolo veramente al vento, quindi letteralmente lasciare che sia effettivamente il vento a realizzare il video senza bisogno di narrazione, perché mi sembrava inopportuno aggiungere la mia o altre voci sulla voce del vento, per cui lasciare decantare e sventolare questo lenzuolo all'espressione totale silenziosa, che poi silenziosa non è, del vento stesso. Quindi un'operazione, come dire, tautologica, che poi tautologica non è, perché poi il vento nel video casualmente anche qui si è espresso perfettamente. Vedremo poi come finisce questo video, perché finisce in maniera totalmente casuale, inaspettata, ma meglio di così per me non poteva finire, per cui è stato un incontro naturale, casuale, spontaneo. Un po' come i tuoi libri. Esatto, diciamo, il vento ha sorpreso anche me nel miglior modo possibile, quindi possiamo anche vedere il video senza... Ma aspetta, raccontaci dove l'hai realizzato, che è interessante. L'ho realizzato, diciamo, in un luogo storico e molto turistico, che sono appunto le terme di Caracalla, ma per il momento erano chiuse, e mi sembrava il luogo più bello per far decantare queste parole, liberarle veramente al vento come segno di liberazione finale da una grande pesantezza di quel periodo che stavamo vivendo. E facciamo parlare il video. Sì, vediamo il video. Thank you.
eccoci qua, e allora adesso adesso passiamo al secondo binomio, e il prossimo binomio, il suono della grammatica e gli errori creativi, vedrà confrontarsi Alfredo Pirri e Sabrina Casadei parlando, scusate, ovvero la mascherina, questa cosa. Alfredo Pirri e Sabrina Casadei, che hanno deciso di interpretare due favole, appunto, di Rodari, La riforma della grammatica per Alfredo Pirri e Il cielo è un azzurro per Sabrina Casadei. Il primo che ascolteremo è Alfredo Pirri. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Benedetta. Ciao Alfredo. Dico qualcosa io direttamente. Sì, quello che vorrei dire è solo il fatto che per me è stata un'esperienza inedita, perché non leggevo Rodari da molti anni, non sono uno specialista di Rodari e poi soprattutto non sono certo uno specialista nel fare video, per cui questo mio contributo è il risultato di due incompetenze, diciamo. E due incompetenze che hanno generato qualcosa che ha a che vedere con il rapporto fra la scrittura e il suo rumore, diciamo, il rumore più che altro è il suono. E quando ho letto questo piccolo testo di Rodari mi è venuto immediatamente in mente l'intono rumore di Marinetti, e quindi ho usato questo rumore, diciamo, che disturba la lettura del testo, così come ho realizzato un video, se così si può chiamare, insomma, molto semplice, in cui anche la lettura è molto disturbata. In definitiva, la cosa che mi ha colpito di più del termine è la parola riforma, che è un termine di per sé rivoluzionario, no? Anche in termini della storia della politica, del riformismo, ma la riforma è sempre qualcosa di rivoluzionario nella storia della Chiesa, nella storia della politica, nella storia degli uomini, nella questione. Quando arriva il momento di riformare qualcosa, avviene qualcosa di rivoluzionario. È come, appunto, ho sentito Gino che ne parlava, insomma, come un vento spazza via tutto quanto. Quindi rimangono che cosa? Dei pezzi, dei frammenti di quello che abbiamo sotto gli occhi, dei frammenti di parole, dei frammenti di suoni. E da questi frammenti speriamo di attingere qualcosa che ci spinge verso il futuro. Infatti, appunto, la riforma della grammatica, un po' questo ci vuole dire Gianni Rodari, come bisogna rivoluzionare nel nostro stesso modo di pensare, così Luigi Russolo ha rivoluzionato in un certo senso il concetto stesso di composizione musicale. Tra l'altro, appunto, invito gli ascoltatori che sono connessi adesso su Facebook a vedersi i video di cui parleremo da qui in avanti sul nostro canale di YouTube Latitude Art Projects. E quindi adesso adesso saluto Alfredo e passo la parola a Sabrina Casadei e al suo cielo in mezzo. Ciao a tutti, buonasera. Grazie. Mi vedete? Si sente? Siamo ok, perfetto. No, scusate perché non avevo la connessione. Sì, anche io come Alfredo, per me è stata un'interessantissima proposta poter avere la possibilità di partecipare a questo progetto. Io in questo momento della mia vita sono molto legata in realtà a Rodari per vie traverse, ma la scelta, appunto, la questione, appunto, ciò che ci ha legato tutti, appunto, di rappresentare questo legame con un video, per me è stata un qualcosa di abbastanza inedito e quindi interessante, una possibilità aperta.
Appunto, anch'io ho preso spunto dal libro degli errori, introducendo questa filastrocca che parla di Marco e Mirko, questi due gemellini un pochino monelli. E l'idea è proprio quella di riportarmi a un mezzo analogico, come spesso faccio, generalmente io uso il metodo pittorico, con cui tra l'altro sono intervenita anche su queste diapositive. Avevo in casa un vecchio, appunto, un macchinario per le diapositive che da tempo volevo usare ed è capitata un'occasione calzante. Ho utilizzato delle diapositive che già avevo, rimaneggiandole. Mi è piaciuto molto in realtà giocare sugli aggettivi, sull'uso degli aggettivi qualificativi, perché molto spesso i bambini utilizzano degli aggettivi qualificativi molto più calzanti di quanto gli adulti possano utilizzare. Lo zucchero è feroce, una parte della filastrocca che appunto ho utilizzato da Rodari. Io la trovo una frase totalmente ispirata e ispirante per qualsiasi tipo di artista. E parlando di riforma, in realtà, riallacciandomi a quello che ha detto Alfredo, l'immaginazione di Rodari è un'immaginazione sovversiva e lui ha creato una rivoluzione all'interno della scuola e una rivoluzione che voleva portare i bambini a essere cittadini, quindi era una rivoluzione anche politica e questa è una cosa molto importante. Soprattutto adesso, quindi non si parla solo di fiabe e di immaginazione, ma si parla di un qualcosa molto di più grande che va al di là, e secondo me questa è una cosa importante sia da artista, ma sia da e i bambini lo capiscono bene, e questa qui è incredibile come Rodari abbia avuto questo grande potere, e quindi come i bambini ci educano all'immaginazione, noi artisti dovremmo avere questo compito di educare all'immaginazione, ed è anche un grande onore per me. Non so, insomma, se posso dire due cosine sull'errore creativo, sì, che in realtà è anche un qualcosa di molto divertente perché è un po' un lapsus che apre dei mondi fantastici, inaspettati. Lo trovo qualcosa molto vicino al meccanismo che uso anche io nella mia ricerca, ecco. Sì, tra l'altro sono degli appuntamenti arditi tra parole e anche immagini, quindi questi errori in qualche modo, Rodari diceva appunto sbagliando si inventa, e questo è un po' il tuo, diciamo anche nel creare uno schizzo all'interno del tuo stesso. Spezzoni appunto di diapositive. Comunque l'unica una cosa che vorrei aggiungere a quello che hai detto è che Zelia Bishop ha dato la voce, che è Sì, un'altra. ha fatto animare perché comunque appunto anche la regia è stato molto artigianale perché ero appunto nel mio studio casa con il telefono, poi c'erano queste diapositive, l'idea comunque di abbiamo fatto impresa diretta perché non so montare video, quindi è stato anche un po' una grande emozione, una creazione di questo piccolo set, quindi sì. Che assolutamente ringrazio Zelia Bishop che probabilmente ci sta sentendo. Quindi. Grazie Sabrina, e adesso Grazie a voi. abbiamo il prossimo binomio con Cosimo Veneziano e Caramù, il fantastico che guarda il reale e con gli occhi di tutta la fantasia. Cosimo Veneziano ha riletto, reinterpretato il caso di una parentesi, e invece Caramù ha reinterpretato Van Monique. Lascio la parola a Cosimo. Sì, mi sentite? Sentiamo. Ok, io più che altro la bozza che è stata su Godai, in qualche modo ho forzato questa poesia che è il caso di una parentesi su una riflessione che stavo portando e sto portando ancora maggiormente più avanti, che è quello sugli spazi virtuali che ci circondano. Infatti,
come tutti siamo stati chiusi dentro in questo periodo della quarantena, e mi sembrava ideale in qualche modo rispettare le regole che c'erano state un po' date, c'era stata mandata questa bozza di come svolgere il video all'inizio, ed è stata forzata da me perché appunto ho utilizzato questo aspetto del virtuale, quindi ho messo una voce che è una voce registrata, anch'io non so montare video, quindi mi sono aggiustato con questo telefono e volevo proiettare questo volto che era un volto strettamente irreale, come questo periodo e che ancora tuttora stiamo vivendo, perché stiamo sempre di più vivendo in questo periodo con questa forzatura del virtuale, quindi di paesaggi e di quello che ci circonda, che è tutto virtuale. E quindi ho forzato questa poesia di questo testo di Rodari per questa riflessione su questi aspetti del reale e del virtuale. Tra l'altro ci proiettandoci direttamente in una dimensione totalmente tecnologica, sovrumana, forse appunto ci vuoi dire che i robot andranno a raccontarci storie nel futuro, chissà. Che già è così, con questo aspetto artigianale, perché appunto non so fare neanche io, cioè non so fare i video, e quindi ho usato questo cellulare, è un po' un aspetto virtuale artigianale di questo video. E quindi questa riflessione su che cos'è quello che ci circonda, che adesso ci sta circondando con queste telecamere che ormai dobbiamo dialogare sempre più maggiormente, questo sistema televisivo che ormai siamo dentro, ormai siamo anche noi un format televisivo. Grazie Cosimo. Prego. E adesso lascio la parola a Chiara e alla sua versione di Bambolic. In qualche modo appunto Chiara ci ha letto Bambolic, o ha reinterpretato Bambolic da Londra, perché lei ormai da un po' di tempo vive a Londra. Sì, ci sono. In realtà la questione di Bambolic è che non si tratta di una filastrocca, ma di un vero e proprio libro. Sì. Quindi il grande dilemma che ho avuto e che ti scrivevo era: accidenti, lo voglio fare tutto, perché era molto difficile prendere una piccola sezione, no? Il video doveva essere 2-3 minuti, seguendo appunto le indicazioni che ci avevi dato, e quindi sono veramente impazzita per riuscire a farlo e trovare l'elemento giusto. Però il punto per me è stato che io non volevo in realtà interpretarlo, volevo farmi un regalo. Vi spiego perché. Questo libro mi è stato regalato quando ero piccola ed è un libro che io poi ho imposto in maniera religiosa ai miei nipoti e che non mi è mai stato letto, perché sono stata cresciuta da due genitori che non amavano leggere niente alle proprie figlie, però mia mamma mi ha insegnato a leggere prima di andare a scuola, proprio perché così io potessi, accedere a un mondo fantastico senza il suo supporto, praticamente un po' da sola, però appunto aiutandomi con la lettura. E quindi Bambolic a me non è mai stato letto, l'ho solo letto. Quindi a quel punto ho detto, voilà, forse questa è l'occasione per farmi un regalo. Quindi mi sono letta un pezzetto del libro, raccontandomelo come una vecchia strega, potendo lavorare con elementi zero, perché io ero... Londra è entrata nel lockdown un po' dopo l'Italia, quindi ero proprio nel pieno della chiusura e non avevo niente, non potevo usare luci perché il trucco che ho usato sulla faccia non sarebbe stato reso in modo leggibile, quindi ho lavorato un'intera giornata cercando costantemente di cambiare questo trucco che cambiava ogni 2-3 frasi, e con la luce del giorno che cadeva e con un materiale poverissimo, perché proprio ciò che ho trovato al supermercato qua sotto, l'unico aperto in praticamente quasi tutto il quartiere. E però è stato estremamente divertente, per cui io ti ringrazio molto perché mi sono fatta questo regalo. E questo libro vorrei che le persone lo riuscissero a trovare, purtroppo so che è raro, perché ho provato a cercarlo
ma è veramente introvabile. È un libro che è uscito nel 79 e per me è un vero e proprio manifesto politico. Mi leggo a quello che diceva Sabrina sul concetto della sovversione. La storia di Bambolì, che è la storia di questa bambola che cade dal cielo e viene trovata da due gemelli, bambini gemelli, Mino e Sara, armati di riga con le quali righe misurano il mondo, quindi molto attaccati al dato scientifico, e invece Bambolic, in tutti gli eventi in che loro si trovano a vivere insieme a lui, riesce a rovesciare completamente i contesti. Faccio un esempio piccolo: vanno allo zoo e ovviamente Bambolic non concepisce come questi animali siano nelle gabbie, quindi tutto il gioco diventa che lui riesce con dei dispositivi a liberare tutti questi animali e a mandarli dentro delle bolle di sapone nei loro paesi d'origine. Ogni situazione che il libro propone è fortemente sovversiva. E la parte che io ho raccontato aveva a che fare con l'educazione, perché ho pensato che fosse comunque inerente parlarne, ed è una maestra che racconta la storia di Cappuccetto Rosso, che è estremamente commovente e disperante. E Bambolic, che è presente a questa lettura perché è la classe di Mino e Sara, con le sue arti magiche riesce a trasformare la stanza in una grande piscina perché i bambini piangono, quindi questo liquido. Vediamo disegnato molto. Esatto. E alla fine diventa un momento fantastico di gioco perché diventa proprio una lezione di nuoto. Ecco, quindi. Per dire come, no? La sovversione arriva a tutti i livelli e devo dire che io sono attaccatissima perché nel mio lavoro poi è così che cerco di guardare la realtà e trovare una chiave interpretativa. Gli altri attraverso le tue performance. Esatto, quindi grazie. Grazie a te, Chiara, e adesso passiamo al secondo binomio, ai diritti degli invisibili con Guendalina Salini e rovesciare i paradigmi impossibili, che è anche in un certo senso parlare degli invisibili anche nel video di Filippo Rignolo. E diamo la parola a Guendalina. Con Giacomo di Cristallo. Guendalina, ci sei? Eccomi, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, vi racconto un pochino come è nato questo video. Anch'io ho ricevuto da te, Benedetta, un po' di diversi racconti e questo è quello che mi ha subito colpita, innamorata, proprio perché l'immagine del cristallo, di qualcosa di trasparente, parla di un bambino che è trasparente. Mi è piaciuta perché lavoro spesso con immagini che sono sul punto di sparire o di apparire, con questa fragilità, questa impermanenza. Quindi già quella immagine, questa idea di un bambino trasparente, mi era piaciuta subito. Poi ho letto il racconto. E ho sentito che aveva anche una portata politica molto forte, molto, a me molto cara, perché questo bambino praticamente portava sempre la verità, non poteva nasconderla, cioè questo suo essere trasparente era portatrice di verità. Infatti questa parola verità ritorna fino alla fine ed è bellissimo come la descrive il racconto, dice la verità è terribile e luminosa. E ho pensato di parlare, di mettere in relazione questo bambino invisibile con il tema degli invisibili che durante il lockdown, si faceva, più urgente, anche se lo è sempre, però, diciamo, è emerso ancora di più per chi magari non seguiva troppo questo tema, quest'urgenza, diciamo di tutti i problemi inerenti ai cosiddetti invisibili, dunque a chi produce Altro. il
il nostro cibo, no? Quindi eravamo chiusi, però continuavamo a fare la spesa nei supermercati e il nostro cibo viene prodotto giornalmente da ragazzi, spesso ragazzi africani che vivono in condizioni molto dure, in dei veri e propri ghetti. E quindi questo il video l'hai dedicato a George Floyd ed era proprio il periodo in cui c'erano stati, appunto, era stato ucciso George Floyd e c'erano stati. Sì. Quello in realtà purtroppo quando l'avevo finito di girare poi è successo quell'evento terribile, drammatico, quindi ho sentito l'urgenza di mettere anche quella dedica. Però inizialmente era partito con l'idea di girare qualcosa insieme a questo ragazzo africano che si chiama Yankuba Diba, che aiuto grazie a un'associazione che si chiama ALI, Accoglienza Libera Integrata, della quale faccio parte insieme alla mia associazione che si occupa di arte e diritti umani, La Frangia, ma ci sono varie associazioni, da ASGI, Asinitas, quindi tantissime associazioni che si occupano di diritti e cercano di integrare questi ragazzi che sono soprattutto rifugiati e richiedenti asilo, ma insomma non solo. E quindi ho fatto questo lavoro con Yankuba. La cosa bella per me è stata poi da scoprire che Giacomo vuol dire Yankuba, quindi l'ho scoperto dopo, però mi è piaciuto molto realizzare che il nome di Yankuba fosse in fondo un nome africano per Giacomo, quindi quello è stato un bel regalo. Grazie Gwendalina, e adesso passo la parola a Filippo e alla la cicala e la formica. Ciao a tutti. Ciao Filippo. Ciao, eccoci, no, come è nata la cicala e la formica? Anzitutto, quando Benedetta mi ha proposto questo tema, io ho subito pensato a questa filastrocca a cui sono molto legato. Spero che la conosciate tutti, racconta di questa formica rivoluzionaria che decide di condividere le proprie risorse con la cicala, che invece passa il tempo a suonare e quindi si dedica all'arte piuttosto che ad accumulare risorse. In questa idea c'è la quintessenza della rivoluzione per me, e da quando ero bambino, da quando ho cominciato a pensare di voler fare l'artista, ho sempre pensato che la rivoluzione passasse proprio per questo ribaltare, non solo ribaltare il concetto dell'accumulazione, no? Di dover arricchirsi, ma non solo, anche in questa solidarietà che passa fra chi produce in qualche modo ricchezza e riconosce però a chi invece produce pensiero, musica, bellezza, arte, in fondo, un ruolo importante e determinante tanto quanto le risorse economiche. Per me questa filastrocca è sempre stata proprio l'inno della rivoluzione che ha scritto Rodari. E lo fa, ora in questo periodo sto studiando Dante, mi rendo conto che il fatto di farlo in filastrocca, il fatto di farlo in rima, non è secondario. Ora me ne rendo conto sempre di più, probabilmente il nostro paese, essendo nato in rima, essendo nato in decasillabi, ha rispetto a questa forma uno strumento privilegiato. Per me la rivoluzione probabilmente si fa in endecasillabi e si scrive in endecasillabi e non in prosa. E la filastrocca di Rodari, e questa filastrocca in particolare, ora poi anch'io ovviamente in mezzo al lockdown avevo pochissimi mezzi, per cui sono andato giusto a procacciarmi una formica giù in cortile da me, è stato l'unico strumento di cui ho avuto bisogno ed è stato molto più complicato di quello che immaginassi, perché le formiche si muovono molto più di quanto tu riesci a mettere a fuoco, ma
E devo dire che è stato molto bello anche provare a rendere visivamente questo gioco con questa formica che ovviamente nelle mie mani, che non sono enormi ma sono comunque molto più grandi di una formica, ha rischiato la vita varie volte. Quindi in realtà se da una parte ci giocavo, dall'altra ovviamente è sempre molto pericoloso dal punto di vista della formica giocare con le mie mani. Quindi è stato molto bello per me, Rodari. In questa chiave è riuscito proprio a restituire l'idea della rivoluzione come me la immagino io, cioè di un gesto di solidarietà unilaterale che parte da chi ha di più e nel caso produce di più nei confronti di chi ha diversamente, di chi ha la musica, perché senza la musica, senza l'arte, senza il pensiero, l'essere umano non sarebbe tale. Questo è il punto vero, no? Probabilmente ritorniamo alla centralità dell'essere umano, perché l'essere umano senza la parola, senza il pensiero, non sarebbe un essere umano, tutto qui. Quindi per me nulla, è stato così facile individuare qual era la mia filastrocca preferita ed è stato così emozionante riuscire a... Palcoscenico la formica, Cosa? visibile le hai dato il palcoscenico. Beh, ma si meritava il palcoscenico. Devo ammettere che questa formica rivoluzionaria è per me una guida, insomma, insieme a tanti altri nel mio pantheon ci metterò sicuramente anche la formica di Rodari, anzi è un posto privilegiato in questo pantheon, quindi è stato veramente molto divertente. Grazie Filippo e adesso passiamo al prossimo binomio con lo sguardo dei bambini con Grossi Maglioni. E qui abbiamo, credo, con noi Vera Maglioni e poi appunto lo sguardo dei bambini di Maria Angela e Sfila Tortosa. Quindi adesso lascio la parola a Vera. Per Grossi Maglioni con le armi dell'allegria. Sì, ciao, buonasera. E buonasera anche da Francesca che non è qui ma ci sta guardando da casa con le sue figlie a destra e a sinistra, ecco. E qui parliamo dei bambini perché noi abbiamo naturalmente coinvolto i nostri figli in questo progetto, cosa che è stata meravigliosa, ma anche senza via di uscita, nel senso che dobbiamo per forza coinvolgere i nostri figli dal momento che questa cosa è avvenuta durante il lockdown. Perciò tutto ciò che abbiamo realizzato durante quel periodo che siamo riusciti a fare ha coinvolto spontaneamente le nostre famiglie. E mi fa molto piacere vedere che non siamo state le uniche. Perché è molto importante dare voce ai bambini. Ed è bellissimo adesso rivedere, rileggere Rodari. Noi adesso lo rileggiamo con i nostri figli per la seconda volta dopo averlo letto con i nostri genitori e renderci conto che sono passati tanti anni ed era una cosa molto insolita. Che qualcuno si mettesse all'altezza dei bambini e parlasse la loro lingua. Dovete pensare che la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è una cosa molto recente, non ha nemmeno 30 anni. Cioè, fino a 30 anni fa i bambini non avevano neanche diritto di avere una loro voce. È molto raro dar voce ai bambini, ascoltarli e farli partecipe delle nostre, no? Del nostro pensiero. Invece i bambini sono una fonte incredibile di ispirazione. Intanto loro conservano, anzi utilizzano una cosa che si chiama il pensiero magico, che a noi artisti è molto caro, per cui hanno proprio una forma mentis aperta, magica, artistica, creativa, che è una cosa assolutamente preziosissima, per cui bisogna dare più voce ai bambini, assolutamente, noi lo abbiamo fatto. Le armi dell'allegria, dell'invenzione, della fantasia, della creatività. Sì, queste sono le armi dell'allegria, ma anche perché noi lavoriamo su un progetto chiamato Lo sguardo che offende, utilizziamo questo tipo di teli, di fori nel nostro immaginario di Grossi Maglioni, c'è già.
e i nostri bambini non hanno fatto altro che mettersi all'interno del nostro mondo, giocando con le nostre armi, con la nostra fantasia e niente, insomma. Però ecco, appunto, voglio dire che sono qui a parlare anche in difesa dei bambini, cioè bisogna ascoltarli di più, sempre, perché non è assolutamente sufficiente la voce che hanno, che hanno ad oggi, e il lockdown l'ha dimostrato largamente, per cui bene avere questa occasione per dirlo. Tra l'altro, appunto, non solo hanno interpretato, ma quindi hanno vestito queste maschere, i bambini, nel vostro video, ma l'hanno anche letta la filastrocca, e come anche Maria Angeles ha fatto leggere la filastrocca alle sue figlie. Quindi adesso passo la parola a Maria Angeles, che dovrebbe essere Villa Tortosa, che credo che sia connessa, perfetto. E ci stai, Maria? Ci sono. Eccoci qua. Anche quindi stavamo dicendo, hai scelto una favola dalle favole al telefono. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, Benedetta. Sono d'accordo con Vera. I bambini, prima di tutto, vanno ascoltati di più. Sono stati invisibili anche loro, in un certo modo, durante il lockdown. Non invisibili ai genitori, ma invisibili un po' al mondo, no? E quindi è stato bellissimo poterli... Io, nel mio lavoro, insieme anche a Lidia Herrero, con la smitocondria, coinvolgiamo le nostre famiglie nel nostro processo creativo, per cui non è stato difficile, è stato immediato, ecco, scegliere insieme a loro su quale favola lavorare. In questo caso era molto evidente, e adesso vi spiego perché. Ma l'invito è arrivato nel momento in cui io stavo facendo questo diario domestico, dove ogni giorno, in questo set che voi vedete, questo pavimento, allestivo insieme anche alle mie figlie delle scenografie, se possiamo chiamarle così, e giorno dopo giorno si raccontava l'accaduto nella giornata o quello che ci preoccupava di più a livello mondiale. Quindi quando ho chiesto a loro di partecipare anche nella creazione di questo video ispirato al lavoro di Rodari, loro sono state molto entusiaste e hanno deciso di lavorare sulle favole al telefono, soprattutto sulla favola a inventare i numeri. Numeri che ci circondavano a casa, perché eravamo anche noi genitori gli insegnanti delle tabelline. Quindi facile anche unire e collegare tutti questi pezzi di questo grande puzzle che era la vita domestica in quel momento. E dire che per ogni, cioè, nella favola al telefono a inventare i numeri, Rodari inventa questa tabellina del 3, molto divertente, che per ogni numero associa un'immagine, diciamo, nella nostra fantasia. E quindi è quello che noi abbiamo fatto, per dire il 3x4 vediamo il cioccolato, il 3x5 male lingue, 3x9 scarpe nuove, 3x10 pasta e ceci. Abbiamo cucinato quel pomeriggio, ho coinvolto le mie bambine, ma in questo modo ho coinvolto i bambini, credo, nella creazione. Quindi Rodari è stato visto veramente al 100% con gli occhi dei bambini. E i bambini guardano Rodari come Rodari guarda i bambini, attraverso, credo, la creatività, il gioco e la fantasia. Sono tre chiavi fondamentali per poter comunicare con questi esseri meravigliosi che sono i bambini. Grazie Maria Angeles. E adesso passo la parola di nuovo ad Ilaria, parlando della Torta in Cielo, che lei in questo caso ha letto. La Torta in Cielo non è un artista, l'ha raccontata in qualità in quanto esperta rotariana, e poi, tra l'altro, perché lei abita nel luogo dove la Torta in Cielo è nata, al Trullo. Ilaria, ci sei?
non abbiamo Ilaria. Scusate, chiedo alla regia di... Eccomi. Eccoci, oh, ecco. Sento e non mi ero resa conto, per vedervi ed ascoltarvi meglio. Eccomi qui. Sì, la Tortangelo, intanto ringrazio Benedetta, Latitudo, di questa occasione che, insomma, non... Io con la tecnologia, che mi conosce, poi durante il lockdown, insomma, chi ha avuto a che fare con me per tutte queste riprese, video surreali, si è reso conto che io e la tecnologia sono proprio distantissimi. Io ero un po' cellulari, quindi anche il video è stato creato velocemente attraverso un altro cellulare, ma spero che risulti quantomeno simpatico anche per la scenografia che ho adottato e che ho messo su un tavolo e che rappresenta proprio questa storia, questa favola. E perché la Tortangelo, insomma, lo diceva Benedetta, io sono nata, sono cresciuta e sono tornata anche ad abitare, dopo una breve parentesi, al Trullo. E al Trullo Rodari nel 64 ha fatto nascere questa storia fantastica, tra i suoi romanzi più conosciuti e anche più tradotti. Tra l'altro, insomma, potrei legarmi a tante cose dette già da... gli interventi precedenti, ma insomma tante di quelle cose le ho già scritte, sono state pubblicate durante gli anni precedenti, durante quest'anno, insomma, quindi non mi ci soffermo. Semplicemente, sicuramente la rivoluzione di Rodari, la sua poesia civile che ho ottenuta dall'infanzia, nasce proprio per il rapporto che ha saputo creare con i bambini e sempre sottolineo, dobbiamo sottolineare che la letteratura per l'infanzia non è una letteratura di serie B, che scrivere per bambino è una cosa difficilissima, confermo, proprio molto difficile, e i bambini sono veramente molto attenti a poter criticare quello che leggono. Quindi Rodari, un intellettuale a 360 gradi, la sua rivoluzione è data appunto perché ha saputo capire i bambini e la loro creatività, le loro emozioni. Era stato maestro e poi, insomma, è stato anche partigiano e poi è stato un giornalista importantissimo, bravissimo, inviato speciale per testate veramente importanti dell'epoca, e lui è stato fino ai suoi ultimi giorni giornalista. Quindi uno scrittore veramente a tutto tondo. La Tortangelo, che nasce in quella borgata del 1964 del Trullo, e grazie al rapporto che lui ebbe con la maestra Maria Luisa Biggiaretti. Maria Luisa Biggiaretti era una maestra rivoluzionaria del movimento di cooperazione educativa. Nel movimento, insomma, sappiamo, c'erano tantissimi maestri a cui dobbiamo essere grati, Mario Loghi e tanti altri. E Rodari si avvicina a quelle riunioni proprio come giornalista, come figura di giornalista, è molto interessata alla scuola, si è scritto anche attraverso il giornale dei genitori. Lì conosce le capacità della maestra Luisa Biggiaretti, e un giorno la va a trovare all'improvviso, si fa una sorpresa, nel 64 va al Trullo e si presenta sulla porta della classe e là comincia a nascere, con diversi appuntamenti, questa storia. Una storia che lui già aveva in testa, Pie in the Sky, lui in un'intervista che, insomma, anche online si può ascoltare, e propone questa frase, questo titolo che aveva già in testa, che vagava tra i suoi pensieri e che aspettava il momento giusto per essere, no, per nascere qualcosa di diverso, e i bambini colgono questa possibilità e comincia pian piano a crescere, puntata dopo puntata, che verrà pubblicata immediatamente sul Corriere dei Piccoli nel 64, e illustrata, La Torta in Cielo nel 66, poi diventa l'edizione che conosciamo, che qua è Astronave, che plana appunto sul Trullo. Trullo, ovviamente siamo tutti spaventati, siamo nel periodo della Guerra Fredda. Plana sul Trullo, arriva l'esercito, la polizia, i vigili, e si suppone, insomma, che siano gli alieni, i marziani, arrivano i marziani, una bomba, ma in realtà sono i bambini a capire che non è una bomba. E Rita, la protagonista, che era proprio una bambina della classe di
della Bizzaretti con il fratello Paolo, coprono la torta plana sul Monte Cucco, che realmente esiste al frullo, è una collinetta, e là sul Monte Cucco loro scoprono invece che non c'è da aver paura, che lo scienziato ha fatto un errore, lo scienziato che abita questa torta è una torta, e là, insomma, nel finale il messaggio più importante che i bambini esprimono e che Rodari trascrive, scrive nel finale della sua storia, e che arriverà il giorno, perché Rita invita tutti i bambini di tutti i quartieri di Roma, fanno un passaggio di telefonate veloci, dicono venite, venite a mangiare la torta sul Monte Cucco, ce n'è per tutti. E la rivoluzione è proprio quando si riuscirà, riusciremo a fare le torte al posto delle bombe. Ecco, e con questo mi sembra che sia perfetto finale, conclusione, e invitiamo poi a rileggersi La torta in cielo, perché devo dire che è un bellissimo romanzo. Tra l'altro ringrazio Ilaria perché personalmente, perché con lei abbiamo svolto un bellissimo progetto recentemente proprio al Trullo, e grazie a lei appunto siamo riusciti a svolgere questo progetto di Sara Basta, che purtroppo oggi non è qui con noi, perché anche lei ha realizzato un video. E adesso invece ti ringrazio Ilaria, e passiamo alla seconda parte di Rodari Online, Rodari Online Faces Lituania. Siamo qui con Laura Gabrieli Tite, l'addetta culturale dell'ambasciata, che in un certo senso mi ha sostenuto in questa idea di allargare Rodari alle artiste lituane. E lascio la parola a Laura. E... grazie Benedetta. E quando Benedetta mi ha raccontato di questo progetto con gli artisti italiani, mi è apparso subito molto interessante ed estremamente pertinente nel contesto di questi giorni. In Lituania conosciamo Gianni Rodari principalmente come autore di Cipolino. Quindi questa è stata una grande opportunità per gli artisti lituani di conoscere meglio l'autore italiano e di diffondere il suo nome nel nostro paese. È stata anche un'occasione straordinaria di mostrare le interpretazioni lituane agli spettatori italiani. Vorrei ringraziare sinceramente Benedetta Carti-Resmini per questa iniziativa, Giulia Pardini per ottimo lavoro di relazione e tutto il team Latitudo. E grazie anche agli artisti lituani che hanno interpretato Gianni Rodari in modo molto interessante e lo hanno trasmesso nelle loro opere. Nedile Sciolitite, Egle Bondoniene, Egle Ritikaite, Giorgia Sharapova, Paulina Pukite, Inga Galinite, Aiste Jenciute, Rasma Norikite, Elena Sculiene, Carolina Gernite e Laima Trinite, tutte donne. Esatto. Un ringraziamento. Perché sono le vere rivoluzionarie. sì. E un ringraziamento va anche al Palazzo delle Esposizioni per la gentile collaborazione e la disponibilità. Così, grazie mille, incontriamo gli artisti lituani. Grazie Laura, e appunto la prima artista che parlerà è Laima Trevite, e appunto parlerà del video che ha realizzato con questo gruppo di artiste anonime. È un gruppo fondato nel 2005 a Vilnius ed il nome è proprio basato su Turistes, proprio sul termine cool e culture e turismo, quindi tourism. E da lì appunto con l'ironia di appunto indicare il termine anche di bodybuilding e bodybuilder di donna. Quindi adesso appunto lascio la parola a Laima
che spero che sia connessa. Lei parlerà in inglese e io vi farò un riassunto dopo il suo intervento. Laima, are you here? Yes, I'm here. Hello. I briefly introduced you as the group of Culturistas, and yes, so you are speaking to the Italian public. Thank you, Benedetta. I heard your introduction and I understood most of it, even though I don't speak Italian, but you said it so nicely. I'm really grateful to you for inviting me and Culturistas to join this project, because it was a nice moment during the pandemic to switch to something totally different, to different time and space, to move back to your childhood and to think about fairy tales and how they work. It's just such an amazing thing to stretch the boundaries. Like it's really amazing, this magical space. It's to go back to your childhood, it's always nice. So something we can learn from that time, that we can always dream, because when you are closed, suddenly you feel trapped. But it only works if you are trapped, like if you believe in physical boundaries. But fairy tales are some kind of rockets or like spaceships. They carry you somewhere with the fantasy. Fantasy is like imagination. It's a very powerful tool. And it was interesting to go back to Rodari fairy tales. And to be honest, I haven't read those which our culture attaché sent to us. I haven't read them in my childhood, but I read them when I got them, and it was amazing. I really liked the logic, and we chose the fairy tale, this distracted boy, and it was really, really nice logic. You know, it's to me, it looked like some kind of fluxus performance. Like I imagine this distracted boy, like somebody like George Machunas, who was completely involved in his projects, really forgetting to eat and like doing many things and laughing at them. And yeah, so I thought that, oh, this is amazing. And it's such a wonderful structure. Like somebody is so much involved in what she or he does, and then just loses, first of all, like fingers, then arm, then leg, and then neighbors and passers-by collecting those parts of his body and giving back to his mom, and then mom resembling again. So, and when we were thinking, okay, what to do, we didn't want to have this, realistic, and we didn't want, we like Culturistas, we didn't even want to have it a boy. Why to have boy? Of course, it is said that it's the boy, it's this distracted boy. But I thought that it could be distracted girl as well. That's why we chose a toy, and then the cat was interesting, really, to integrate the cat into the picture as some like force majeure. Something would happen, how reality suddenly enters our life, and so you are in this fairy tale mode. You have this idea, this little robot, this toy boy or girl, because it's genderless, is losing its parts, and then suddenly the cat. and it's like, it's just this this I think very much quarantine mode and thinking. Suddenly we pay attention to where we live, to our environment, to our
place, space, our rooms, our cats, our animals, and everything. So, yeah, that was the idea behind it, just to have this distracted character as some kind of toy, but also some kind of robot, and to have this cat coming from another reality, like really distracting, like really making it somehow like cat like reality check. Yeah, so I don't know if I was clear, Benedetta. Yes, thank you very much, Laima. I was writing some notes in order to remember everything. So, now we can see the cat. Adesso parlo, I switch in Italian and I try to condense what you've said. Thank you, Laima. Allora, abbiamo visto il gatto che ci ha mostrato Laima, che è anche lui protagonista di questo video molto bello, e Laima Crevite ci ha raccontato come è bello ritornare all'infanzia, rileggere appunto queste favole di Rodari. Per lei sono, in un certo senso, è stato un po' ritornare all'infanzia, non ha seguito esattamente quello che lei ha letto in un'altra infanzia, ma in realtà ha seguito una favola che gli è stata suggerita appunto qui da Laura Gabrieli Vite, e appunto ha scelto questa favola della passeggiata di un ragazzo distratto. Quello che ci ricordava Laima è che le favole sono come delle navicelle spaziali che in qualche modo ci portano via e ci portano a far conoscere dei mondi diversi. Ha amato moltissimo la logica strana, distratta di questa favola, perché gli ha ricordato un po' il fluxus e le performance che faceva George Maciunias, facendo queste cose totalmente destrutturate. Perde prima le dita, poi i piedi questo ragazzo, ma soprattutto loro perché hanno scelto di non utilizzare un ragazzo? Perché in realtà perché un essere esclusivamente di sesso maschile? Poteva essere una donna, poteva essere chiunque, ma non in questo caso. Loro appunto hanno scelto un robot che non ha sesso, e quindi in questo caso appunto il robot perde le braccia, le gambe, eccetera eccetera, ma soprattutto questa passeggiata del robot è interrotta da un gatto, e appunto la figura del gatto ci ha accompagnato perché è un animale domestico e ci ha accompagnato in questa quarantena. E proprio perché il gatto in un certo senso è una figura che viene da un altrove, come in qualche modo anche le favole di Rodari. E quindi ecco, questo è il, penso di aver detto tutto, I said everything, ok. Quindi ho detto tutto. Thank you, Laima, again for being with us today, and now I invite Paolina Cuchite to speak of the favole al telefono. Invito Paolina Cuchite a parlare delle favole al telefono e di questo senso del non senso, e ci racconterà Paolina Cuchite, è un'artista appunto lituana che tra l'altro recentemente ha anche curato la Biennale di Kaunas nel 2018, credo, se non vado errata. Paolina, I briefly introduce you as an artist and as also as a curator, so you can now talk and switch on the microphone. Okay. Thank you, Benedetta.
I'm a writer and an artist, Lithuanian writer and artist based in London, I work in my literary practice as well as visual practice. I work often with found objects and other artifacts, like found words and found texts. And I'm very happy to be invited by Benedetta to participate in this project, to celebrate Gianni Rodari, because my worldview, my artistic standpoint, and my creative methods are based on very much the same principles as Rodari's. And especially it is important to me, his mistrust of stereotypes and preconceived notions and so-called folk wisdom that frames us tells us what to do. Slavoj Žižek spoke about the stupidity of proverbs, saying that for every proverb, you can always find another proverb that tells you exactly the opposite. So it's really not that much wise as it is perceived. For this project, I took a Lithuanian translation of Rodari's telephone tales, and I extracted some words from these tales and some phrases, and I put them together in a different way, so that the beginning of one phrase then joined the middle of a phrase from another tale, and the end of the sentence is from a third tale or from another page. That way I created these proverbs, fake proverbs and false sayings that are nonsensical. I translated them with Google Translate into Italian. And interestingly, when Google Translate and any computer translation often makes nonsense out of sense, as we know, it doesn't work with all the languages. But strangely, it also when I fed nonsense into it, it tried very hard to make sense out of it. And I find it a little bit disturbing, because I don't want Google to make sense of my nonsense. So I had to resist that, and I had to say, no, don't make sense of it, because we need nonsense. We need nonsense for creativity. And also, as I believe these proverbs show, this nonsense reveals a hidden meaning of these phrases, of maybe subconscious meaning of these seemingly innocent phrases suddenly we see in a completely different light. So I would like to read a few of them for you in English. Why do you need wings if one is missing a tooth? If the jam is bad, let somebody else fly. If there was someone to count money, the fins would not be visible. Not every rhino will agree to put anything into them. Of course, there is nothing wrong with that, but whether you want it now or not, that it is possible, then another thing which always swarms. Drawers are needed if you are on a trolley bus and cannot sit down. Where it was and was not yet there, in which it was and no longer was, there no one now knows. Say 33, which would be more distracted. We do without nails so that everyone should be capitalized. Flowers are very fragrant so that nobody notices. If you do not have a coat, gardens can bloom even without fences. If you need a coat, it is clear, an epidemic is in the city. Thank you. Thank you, Paulina. Thank you very much for your intervention. And I will try to squeeze what you said in a good translation. So, allora,
Paolina ci ha detto, ci ha brevemente introdotto lei come artista, lei è di base a Londra, in realtà è anche scrittrice, in realtà quello che gli è piaciuto di più di Rodari è proprio questa idea di trovare il senso nel non senso, di trovare dei racconti, delle filastrocche e quindi di diffidare, per esempio, né della saggezza stessa dei proverbi, e quindi come lo stesso appunto Rodari ci diceva, di diffidare della saggezza dei proverbi. E come tra l'altro lei ha citato un filosofo, Slavoj Žižek, dicendo che spesso appunto i proverbi raccontano esattamente il contrario di quello che dicono. Quindi lei con le favole al telefono che cosa ha svolto? In realtà lei ha realizzato un video, anche Paolina realizza video anche, oltre a scrivere, e ha deciso di unire in questo video da una parte appunto la scrittura, il testo che in qualche modo fa parte della sua quotidianità, e dall'altra appunto il video, mettendo a fronte i due testi, l'originale che lei aveva in questo caso in lituano, quindi il testo originale in lituano delle favole al telefono, e dall'altra parte facendo la traduzione su Google Translator, la traduzione italiana. E quindi in realtà per celebrare Rodari ha inventato una serie di proverbi che in realtà non avevano proprio senso, e spesso quello che ha detto era tentata di dare un senso alla stessa traduzione, ma si è frenata nel dare questo senso, perché la bellezza di queste frasi era proprio questo. E qui appunto abbiamo un esempio di questa frase in italiano, non so leggere il lituano, ma se ci fosse qualcuno a contare i soldi le pinne non sarebbero visibili. E in questa appunto frase assolutamente fuori senso in italiano è geniale e ti porta appunto in una dimensione narrativa, creativa che enunciava spesso Rodari. Ecco, I've finished with the translation. Thank you, Paolina, for your wonderful intervention. And I hope to see you soon. Thank you very much. Thank you. Thanks, everyone. Thank you. E adesso diamo la parola a Elena Scugliene, anche lei artista, lavora maggiormente con il tessile, e in questo caso ovviamente ha scelto una favola, Gelsomino nel paese di Bugiardi, ma quello che ho chiesto in qualche modo di raccontarci a Elena è proprio il perché lei è intervenuta in maniera così, per così dire, vedete un frame così sanguinosa, utilizzando questo forte colore rosso su queste parole che lei aveva tracciato, riprese dal Gelsomino nel paese dei balocchi, perché in qualche modo Rodari ha un background un po' controverso in Lituania, e quindi adesso chiederò appunto a Elena di raccontarci questo background. Elena, are you online? Yes, hello. Okay. Do you hear me? Introduce you telling everybody that you are an artist
of that use mainly embroidery and so on, and to tell us what was your what you told me after I contacted you asking you to do this video about Rodari and this controversial figure. Yeah, thank you, Benedetta, for inviting me, and I will share some feelings also about this, how I felt, firstly, when you invited me. So firstly, I need to tell that I have chosen Gelsomina not accidentally. It was very for purpose. And one reason, because I did it, I see this work very suitable in our time when we are overflooded with all information. We don't know what is blue, what is red, like in Gelsomina. In even in creativity world, we are overflooded with so much creative information. And it's very hard to distinguish which is clear information and which is reliable. So I thought that this work is very suitable for our daily life and our times. And the second reason why I have chosen Gelsomina is because it reflects how I see Rodari from Lithuanian historical and social context. I realized that I know from my childhood only Cipollina very well with its ideological emphasis. And I saw performances of Cipollina, ballet of Cipollina, and use a translation of the poem by heart, but I had no opportunity to know Gianni Rodari as my kids know him. And my kids know him from very different point of view, from free country and not from Soviet, and without this communistic propaganda. And I felt that I was disinformated, that I had a lack of experience about Rodari, only in one strict way. They enjoy Jeep in the television and fairy tales, other fairy tales, but I didn't enjoy them. And when I was invited to this project, I felt ambiguous feelings. And I didn't want to neglect them in my video, but I wanted to analyze them. So I felt that I know very, very badly Gianni Rodari. So in my video, I wanted to reflect firstly this overflooding of information, and secondly my controversial feelings about Gianni and about Gianni Rodari's biography too and his political views. And his biography is very rich. I know not so well, but I know that you know it very well. So I just think that it was very hard for such a creative and very talented person to seek always for seeing a world or presenting a world from another point of view. So that's why I analyzed I tried to reflect this tension from his biography in my video. So I have chosen very calm and blue space, very simple space, and overflooded it with a lot of letters from Gelsomina. I also work with text a lot, as you see here, and I didn't want that this will be only in decorative or graphic way, but in a conceptual way, how we are overflooded with information, firstly, and secondly, how I was disinformated about Gianni Rodari. And I tried to know about him more as possible. So firstly, when you see the video, firstly, you can see the sentence, you can see the sentence, and then you're just like are fallen into the world of, from one point of view, to the world of Gianni Rodari's creativity and his work,
but from another into the world of information. And you should distinguish which is right, which is not right for you. So thank you. It is the best and simple interpretation of my video. In two sentences or more. Yeah. Thank you. Thank you, Milena. And I will try to condense the translation of what you said. Allora, Yelena ha scelto Gelsomino non casualmente, non accidentalmente, ma perché in qualche modo appartiene all'infanzia. Gelsomino con Cipollino è molto legato all'infanzia e alla propaganda dei Soviet, ma anche, appunto, diceva che questo lavoro è molto connesso con questo, diciamo, questa favola di Gelsomino, è anche molto connessa con la quotidianità, con la loro quotidianità. Ma appunto quello che lei ci ha fatto notare è che a lei questa propaganda dei Soviet, in cui praticamente si facevano leggere esclusivamente, o si mandavano questi cartoni animati di Cipollino, non le piacevano, era un sentimento che a lei non le apparteneva, quindi inizialmente era tentata nel non accettare il nostro invito, ma poi ha compreso, rileggendo appunto altre favole eccetera, l'importanza di Rodari e come in realtà questa figura di Rodari potesse essere male interpretata rivedendola con gli occhi rileggendola poi con gli occhi del passato, e così ha scelto di realizzare un video in stop motion, prendendo delle frasi chiaramente leggibili sul video all'inizio, piano piano poi confondendole, così che fino poi a realizzare appunto questo allagamento, questo che noi vediamo appunto nella parte destra del vostro schermo, del nostro schermo, e quindi vediamo che le lettere poi non si leggono più, non si riescono più, e sono invadono totalmente questo liquido rosso invade totalmente lo schermo. Ecco, questo è un po' quello che Yelena in qualche modo ha rappresentato nel video, e quindi questo ambivalenza, questo carattere controverso di Rodari, perché quando voi lo ascolterete appunto da YouTube, in realtà ha queste lettere che in qualche modo poi si deformano, è accostato il suono degli uccellini, della natura, quindi diciamo è accostato l'idea di svagarsi appunto con la fantasia, con la creatività. E adesso appunto concludiamo. Ringrazio, thank you Yelena for being here this afternoon, e concludiamo la nostra diretta. Io voglio nuovamente ringraziare Giulia Franchi del Laboratorio d'Arte del Palazzo dell'Esposizione, ringrazio il Palazzo delle Esposizioni per aver ospitato questo progetto che è qui visibile offline appunto, nel bookshop nel bookstore del Palazzo delle Esposizioni, e invito poi tutti a vedere fino al 24 di ottobre la mostra Tra Munari e Rodari, che trovo che sia una bellissima iniziativa che è nata proprio in questi mesi. Grazie Benedetta, grazie a voi, grazie per questo incontro così ricco di interpretazioni.
lezioni su Rodari e vi aspettiamo qui a vedere la mostra e speriamo di incontrarci per nuovi progetti. Grazie a tutti e se ci sono, apriamo le domande, se ci sono domande e altrimenti appunto chiudiamo la diretta. Grazie mille e a presto.